Buona giornata, signore e signori del SPI. Io spero prima o poi di poter iscrivermi allo SPI. Adesso non ce la faccio. Non ce la faccio perché non ho ancora la pensione. E ci sto lavorando. Non è escluso che tra una ventina, trentina d'anni riuscirò anch'io ad avercela. Non perché. Ho avuto una vita molto avventurosa e mi sono dimenticato qualche volta di mettermi quelle che si sono chiamate per decenni e secoli gloriosamente le marchette. Però io ho l'onore di essermi messo la mia prima marchetta a 17 anni e 6 mesi e questo ha fatto di me un uomo. Sì, c'è stato un tempo in cui uno diventava un uomo quando aveva il libretto con sopra le sue marchette. Credo che adesso nessuno diventi più uomo, nessuno non ha nemmeno la lontana possibilità di un ragazzo di 20-30 anni di capire cosa fosse una marchetta. Beh, ma questo non è il tema di cui vi vorrei parlare. Vi vorrei parlare di un'altra cosa, e cioè di quanto io e voi, ho 63 anni, quindi posso dire noi in qualche modo, no? Io e voi abbiamo di importante e prezioso a disposizione per il mondo. Ed è una speciale creatività. E la constatate proprio in questa occasione, per questa vostra cosa di letteratura, di scrittura, libertà. Bello, libertà. Io non so se la mia età è libera veramente. Io non so se sono un uomo veramente libero. Credo di no, credo di non essere libero. Però so di essere più libero di quando avevo 20 anni. Cos'è che mi rende più libero? Non l'epoca, non le circostanze. Anzi, le circostanze, io avevo 20 anni alla fine degli anni 60, primi anni 70, lì vivevo un palmo sopra la vita, mi era anche permesso di vivere un palmo sopra la vita. Cos'è che mi rende più libero? Una particolare condizione della mia mente, del mio spirito, che è venuta con l'età. E cioè, ricordo un sacco di cose, che ovviamente a 20 anni non potevo ricordare. Ricordo un sacco di cose e le ricordo nel modo che è tipico della mia età. Ricordo di più, ovviamente, le cose molto in là nel tempo. Sempre di più, sempre di più. E ovviamente ricordo sempre più cose in là nel tempo, ma non è questo il punto, la cosa bella, veramente bella. La cosa bella è il modo della mia memoria. È un modo creativo. E io di mestiere faccio il romanziere. E il fatto che la mia memoria sia costantemente sempre più ricca di creatività, questo mi assicura il pane, per esempio, perché mi assicura un lavoro molto più ricco, molto più agile, molto più soddisfacente e gioioso. Cos'è la creatività della memoria? È il fatto che non distingo bene e non mi interessa nemmeno distinguere bene, e anzi, è proprio stupido distinguere bene. Non distingo bene ciò che è accaduto da ciò che ho ascoltato, da ciò che ho sognato, da ciò che ho visto, da ciò che ho immaginato. La nostra memoria è una meravigliosa, straordinaria macchina produttrice di storia, non di storia, attenzione, di storia, la nostra storia. E la nostra storia non è fatta, ringraziando Dio, solo di fatti. È accaduto questo e lo riscontriamo dagli oggetti che ci dicono che questo è accaduto, dai testimoni che ci dicono che questo è accaduto, dalla materia di ciò che è accaduto. È accaduto questo e ciò che è accaduto è il lavoro che la mia mente
che il mio pensiero fa su ciò che è stata la mia vita. La vita non è la storia con la S maiuscola, perché la storia con la S maiuscola semplicemente è una palla. Ci sono solo, io credo, un'infinità di sguardi, di un'infinità di vite su ciò che è accaduto, che probabilmente è accaduto così come lo ricordiamo, ma forse anche no. E non importa, perché ciò che noi aggiungiamo della materia della storia, ciò che noi aggiungiamo di nostro, ciò che costruiamo con la nostra fantasia, con i nostri sogni, con la confusione che io faccio tra ciò che è accaduto e ciò che io ho pensato fosse accaduto, è soltanto una infinita disponibilità in più di storie nella storia.